so che alcune persone sono rimaste fuori, quindi vabbè, per loro c'è, sicuramente c'è l'impegno dei curatori di fare dopo una visita, un'altra visita, e comunque sicuramente ce ne saranno diverse durante il periodo della mostra. Vi saluto e vi ringrazio da parte del sindaco, dell'assessore Guerra, che non è qui per motivi che sapete bene, anche di silenzio elettorale non può essere lui, se no sarebbe sicuramente stato lui ad aprire questa riunione, visto che tanto ha appunto amato da subito quest'idea che ci ha proposto appunto l'Accademia di Belle Arti, questa iniziativa così importante anche per, diciamo, gemellarlo con la mostra dei Farnese, che in questi giorni sta contribuendo tantissimo al rilancio turistico della nostra città, che è tantissimo visitata, ed era importante che la nostra Pinacoteca, che è l'altro gioiello della città per quanto riguarda le gallerie d'arte e che ha appunto delle opere al suo interno che tanto si legano, si sposano ai temi della mostra, abbiamo contribuito come comune anche con prestiti alla mostra di Farnese, ma era bello che un pezzo, un angolo, un livello di quella manifestazione fosse anche qui nella nostra Pinacoteca, proprio come anche un momento di ritorno, ma anche soprattutto un'occasione per i turisti e anche per i cittadini di Fano di venire a visitare questa Pinacoteca, che come sapete è ingresso gratuito e che in realtà è uno scrigno che magari uno da fuori non si immagina, per una galleria civica in una città che ha una così importante galleria nazionale possa racchiudere tanti tesori, ma in realtà è un luogo che merita sempre di essere non solo visitato ma rivisitato, perché ogni volta dà stimoli nuovi. Non voglio prendere a lunga con i saluti proprio perché siamo qui, mi limito a ringraziare i nostri curatori, professor Mario Verdi, che tanto hanno fatto per questa cosa, e ovviamente il mio ufficio, Silvana Randazzo, e anche Monica Patera, che hanno seguito poi nella pratica tutta l'organizzazione della mostra, questi prestiti che sono stati complessi perché appunto hanno coinvolto più istituzioni, tra cui anche gli Uffizi, quindi insomma per noi è stato anche, come dire, un onore vederci riconosciuto anche la nostra Pinacoteca, appunto l'onore di poter ospitare anche opere della maggiore galleria del nostro paese. Ringrazio quindi tutti coloro che hanno collaborato e passo la parola al professore. Grazie a tutti, al comune, tolgo un attimo la mascherina perché sinceramente mi allontano dai più vicini. Come consigliere di presidenza dell'Accademia Nazionale di Belle Arti di Parma, che qui è ben rappresentata dal suo vicepresidente Alberto Nodolini e da un altro consigliere che è Alessandro Maninverni, un ringraziamento sentito all'assessorato alla cultura del comune di Parma, che ha appoggiato da subito la nostra proposta. L'Accademia, che ha tra i suoi scopi statutari proprio quello di diffondere la cultura artistica in collaborazione con altri enti pubblici e privati del territorio, ha tenuto moltissimo a creare una mostra piccola ma preziosa in memoria di un evento che proprio 400 anni fa ha cambiato la storia dei Ducati, cioè la morte di Alessio I e la presa di possesso come reggente per il giovane Odoardo da parte del cardinale Odoardo Farnese. Ci sembrava giusto ricordarla perché questo cardinale, poi ce lo racconterà Alessandro Maninverni, ha avuto un ruolo importantissimo nella storia dell'arte italiana ed europea come mecenate, che ha fatto delle scelte invece che altre. E questo proprio qui all'interno della Pinacoteca, che conserva un'opera capitale del suo percorso di collezionismo, cioè il Cristo e la Calannea, che il cardinale aveva commissionato per la cappella all'interno del Palazzo Farnese di Roma, si prestava a un ragionamento su questo ruolo mecenatistico con la presenza di un altro ente importante, ma a volte sottovalutato nella vita, nella vicenda del cardinale Edoardo e di altri cardinali della sua famiglia, cioè la Congregazione Camaldolese. Grazie ai contatti di Alessandro Maninverni e alla disponibilità della congregazione, in particolare di padre Ubaldo Cortoni, che ha curato la mostra con Maninverni, è stato possibile avere qui per la prima volta a Parma, ma per la prima volta usciti dal sacro eremo,
alcuni pezzi di straordinaria importanza storica e culturale, che raccontano una delle pagine meno note del collezionismo e del mecenatismo farnesiano. La grande mostra pilota chiaramente contiene altre opere importanti che si legano strettamente, penso allo Sposalizio mistico di Santa Caterina ed Ercole al Bivio, capolavori di Annibale, e quindi la possibilità di visitare, avendo un biglietto piuttosto caro, la grande mostra farnesiana, invece qui totalmente gratis. C'è lo sconto con la Parmacard, via. Ecco, lo sconto con la Parmacard. Mi sembra giusto ricordarlo, ci permette di entrare in un piccolo mondo in cui anche tre collezioni private, che teniamo molto a ringraziare, hanno contribuito a ricostruire davvero una pagina poco nota e intrigantissima della vicenda farnesiana. Ed è quindi con piacere che lascio la parola, scusate soltanto l'ultimo ringraziamento, non dovrei farlo io ma ci tengo, Alberto Nodolini ha non soltanto interpretato il ruolo da vicepresidente ma è stato il progettista della grafica e del futuro piccolo catalogo che sta uscendo, che sarà presentato fra due settimane, e un'altra occasione per ragionare di queste cose e di come il bello, la cultura applicata anche all'aspetto della comunicazione, possa aiutare a rendere più profondi, meditati e convincenti i messaggi che passano attraverso le stampe di qualunque genere e anche quelle virtuali. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, io desidero porgere i miei ringraziamenti all'assessorato alla cultura di Parma, Michele Guerra, Flora Raffa, Cristina Calidoni, Marco Pegazzano, Francesca Spagnolo, alle persone che lavorano qui all'interno della Pinacoteca Stuart, Monica Patera, Maria Serena Giannetta e le tante altre che hanno collaborato a questa iniziativa, quindi Lucia Cavalieri, Lorella Del Monte, Andrea Lottici, Giulietta Zoni, Stefano Cubani, Andrea Ciaroni, Rita Pilardi, Corrado Galingani, Marco Or, Raffaella Zama, Marta Mambiani, Amalia Nocco Garza. Non ho però dimenticato le persone alle quali va un ringraziamento davvero speciale, che sono Simona Randazzo, che è responsabile del sistema museale, con la quale mi trovo a collaborare già da diversi anni. Insieme abbiamo riallestito questa Pinacoteca, è stata una grande avventura. Adesso mettiamo un altro tassello in questo percorso legato ai musei civici di Parma. Alberto e Michelangelo Nodolini sono già stati ringraziati da Carlo per la grafica, ovviamente per il catalogo, e poi Carlo Mambiani, senza il quale davvero non sarebbe stato possibile, perché come maggior storico dell'architettura dei nostri Ducati, insieme con Bruno Adorni, devo dire che mi ha molto aiutato e supportato, forse anche sopportato. Può essere, credo. La mostra si intitola Il pittore cardinale, Annibale Carracci, Edoardo Farnese tra Roma e Camaldoli. Perché abbiamo la Pinacoteca Stuart, come si diceva, un'opera molto importante, Cristo e la Cananea, che è stata realizzata forse come prima opera da Annibale Carracci una volta giunto a Roma nel 1595. Era già arrivato l'anno prima, ma era rimasto poco, quindi il fratello Agostino prende soltanto, diciamo, accordi con il cardinale, poi deve tornare a Bologna perché ha molte opere da portare a termine. Ritornerà nel 95 e lì più o meno rimarrà fino alla fine della sua esistenza, che si concluderà in maniera un po' tragica nel 1609. Ecco, Cristo della Cananea per tantissimi decenni è stato all'interno del Palazzo del Municipio. Nel 2016, in occasione del riallestimento della Pinacoteca, è stato invece messo a disposizione di tutti i cittadini. Abbiamo pensato di costruire attorno a quell'opera una mostra piccola, però estremamente coerente. Quindi abbiamo pensato di recuperare altre opere, come
commissionate dal cardinale Edoardo allo stesso Annibale Carracci. Abbiamo individuato la bellissima pala che proviene dalla Galleria Palatina di Firenze e che è stata collocata per circa 98 anni nel Sacro Eremo di Camaldoli. Rappresenta Cristo in gloria con alcuni santi che poi scopriremo insieme. Ecco, accanto a queste due opere abbiamo poi pensato, grazie anche alla disponibilità di collezionisti privati e sempre della congregazione camaldolese, di allestire altri meravigliosi dipinti che permettano di scoprire meglio la figura di Edoardo Farnese, ma anche di quello che è stato il suo riferimento, cioè il prozio gran cardinale Alessandro Farnese, che lascia a Edoardo la disponibilità delle meravigliose residenze di Roma, ma anche di Caprarola, e Edoardo avrebbe voluto anche ereditare tutte le sue prebende, i suoi benefici, non ci è riuscito. Infatti ha avuto, diciamo, un potere economico decisamente inferiore rispetto a questo prozio, però è stato un grande collezionista e un grande committente. Come si diceva, chiama Annibale Carracci e questo cambierà in qualche modo la storia dell'arte, soprattutto nella città eterna. Annibale era attivo a Bologna, è stato anche da noi a Parma, ha lavorato nella Chiesa dei Cappuccini, la sua meravigliosa pala è alla Galleria Nazionale e ci tengo anche a dire che nelle varie visite guidate, eventi che realizzeremo durante la mostra, ci saranno delle conferenze, ci sarà anche una visita guidata recitata in costume, ma faremo anche magari un paio di visite alla Galleria Palatina, perché sarebbe stato inutile davvero prendere di dipinti dei Carracci e portarli qui a qualche centinaio di metri, li andremo a vedere ovviamente nel luogo dove sono collocati da diverso tempo. Ecco, era quindi stato attivo anche a Parma, ma diciamo che il suo stile si formalizza, è quello che noi chiamiamo il classicismo, soltanto una volta arrivato a Roma. Annibale è capace di fare qualcosa di straordinario rispetto a chi lo aveva preceduto, cioè a creare un vero e proprio dialogo tra tradizioni diverse. Infatti conosce perfettamente l'antico, è un appassionato di Raffaello e Michelangelo, ma lo erano anche manieristi. Però lui prende le distanze da quel movimento perché sa guardare anche a Correggio, al suo sentimentalismo, alla capacità che ha il Correggio di gestire come nessun altro la luce e soprattutto il cromatismo veneto. Ecco, riesce a guardare a questi riferimenti molto diversi tra di loro e a creare qualcosa di estremamente originale. La mostra ha poi dei libri, anche un manufatto straordinario di oreficeria, una croce pettorale tempestata di rubini che viene dal Sacro Eremo di Camaldoli, e la mostra poi si chiude con un video che è stato girato e montato da Marta Vanbrani, che ci permetterà di vedere questo luogo straordinario che è Camaldoli, che si trova in provincia di Arezzo, a circa 818 metri dal livello del mare, possiede un monastero e poi un eremo ricchissimi di opere d'arte. Ricordo che i camaldolesi sono stati tra i maggiori committenti nel passato, tra di loro contiamo anche dei pittori come Lorenzo Monaco, sono stati committenti di Piero della Francesca, di Giorgio Vasari, e quindi è davvero un piacere poter collaborare di nuovo con questa congregazione e con Ubaldo Cortoni, che non ha potuto essere qui oggi, ma verrà a Parma ovviamente in occasione delle conferenze. Io vi ringrazio ancora, ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile questa iniziativa. Come si diceva, la mostra è piccola ma è preziosa, speriamo che vi possa piacere. L'idea, essendo a ingresso gratuito, è quella di tornare più volte a visitarla e chiediamo anche di fare possibilmente una sorta di passaparola, perché i mezzi non sono tanti, non abbiamo grandi fondi per quella che è la pubblicità, però diciamo, quando un'iniziativa ha un buon riscontro, poi anche soltanto parlandone, ecco, può essere condivisa, perché questa è la parola chiave, secondo me, di qualsiasi cosa legata alla cultura, la condivisione. Io vi ringrazio davvero ancora di essere qui, adesso magari iniziamo una piccola
piccolissima visita guidata con una metà di voi, ma ripeto, poi ci saranno tante occasioni per approfondire meglio questa mostra, ma anche opere che sono all'interno della Pinacoteca, abbiamo deciso appositamente di lasciare nelle loro sale. Quindi abbiamo un bellissimo ritratto della madre di Edoardo, che vediamo nella galleria al primo piano, abbiamo un'opera del Baciccio che rappresenta Sant'Ignazio di Loyola, quindi un gesuita, e noi sappiamo quanto fossero legati Farnese ai gesuiti. Ecco, quelle opere le vedete poi nel percorso, sono rimaste nella loro ubicazione. Grazie ancora a tutti. Bene, allora possiamo fare magari una metà, se un po' di persone ci seguono, venite pure. Come? Che tra i suoi antenati aveva una Lancaster. All'epoca regnava, siamo nel 1600, ancora Elisabetta I, e tutti aspettavano la sua morte, e Edoardo avrebbe voluto sostituirsi a questa sovrana sposando Arabella Stuart. Il suo obiettivo era quello di ripristinare poi il cattolicesimo in Inghilterra. Non ce la farà, perché nel 1603 salirà al trono Giacomo Stuart, e questo ovviamente lo demoralizzerà molto, ma comunque spererà di diventare duca di Parma e Piacenza, perché il fratello maggiore Ranuccio per un po' di anni è privo di eredi, quindi ha questa velleità. Pensate che diventa sacerdote solo nel 1621, quindi proprio ha cercato di portare più in là possibile questo momento. L'ultima opera, poi c'è il video, è questa meravigliosa croce pettorale di un valore inestimabile, come noterete è caratterizzata da questi rubini, si può vedere anche grazie allo specchio la porzione posteriore, ed è un reliquiario, quindi si può aprire, all'interno ci sono delle piccole reliquie, sì, non sappiamo di quali santi, probabilmente questa è conosciuta come Croce di Parma, quindi potrebbe essere stata donata ai camaldolesi già dal prozio di Gran Cardinale. Nel video avete poi una serie di opere che non abbiamo ovviamente potuto mettere in mostra, avete ecco le celle che sono state commissionate dai Farnese con i loro stemmi, quindi i sei gigli che tornano in queste celle di camaldoli. Questa è l'eremo dove oggi si può entrare, ma fino a 5-6 anni fa era praticamente impossibile. Sono molto semplici all'interno le celle dove vivono gli eremiti,
Baldo Cortoni è un eremita, poi in realtà si muove un po' per tutta Italia, però questa è l'opera che abbiamo in mostra, un altro ritratto di Annibale Carracci, che di sé ha lasciato molte immagini, e questa è l'opera che abbiamo qui. Adesso vedete il parato, quindi Pagliotto, ecco, questo è il meraviglioso Pagliotto che è stato realizzato sotto la supervisione di Annibale. Quindi Annibale utilizzato da cardinali sia per i dipinti, ma anche per realizzare delle tazze, dei piatti oppure dei paramenti. Lo riconosciamo come farnesiano per via dei cigli e per via dell'unicorno, che è simbolo di umiltà e mitezza ed è un animale araldico del Farnese. Annibale, sapete, che ha realizzato prima il Camerino, e questo è una copia perché è l'originale qui a Parma, che è a Capodimonte, e poi la meravigliosa galleria. Nel catalogo io ho provato a dare una lettura diversa di questa scena in particolare, che poi condividerò con voi in occasione di una conferenza. Un altro dipinto commissionato da Codoardo ad Annibale, questo invece è il Peloso, quindi è il personaggio che abbiamo appena visto in un dipinto di Agostino Carracci. Il rapporto tra Farnese e Camaldoli arriva fino alla fine della dinastia, perché ancora Dorotea Sofia di Neoburgo è in contatto con alcuni camaldolesi. Poi ci sarà modo di approfondire meglio.